Davide Rossi su Papà Vasco, mi ha insegnato cosa vuol dire essere padre. Tra gli ospiti a Domenica Live del 24 settembre, è intervenuto Davide Rossi, il figlio del cantante Vasco Rossi. 31enne romano, è nato dalla breve relazione tra il rocker modenese e Stefania Trucillo. Benché sia cresciuto con la madre e sia stato riconosciuto solo in un secondo momento, il padre è stato tutt'altro che assente e tra i due c'è un rapporto intenso e speciale. Davide parla di papà Vasco Rossi. Davide ha parlato per la prima volta del genitore in una recente intervista al Corriere della Sera e nel salotto di Barbara D'Urso ha confermato come Vasco sia stato molto presente nella sua vita, aiutandolo soprattutto a non cadere nella tentazione delle droghe. Mi ha sempre dato un sacco di consigli e mi è sempre stato vicino, gli parlavo di tutta la mia vita. Mi ha messo in guardia dalle droghe pesanti, un pericolo enorme. Solo dopo mi sono reso conto delle sue lezioni di vita. La nascita del figlio Romeo. 3 anni fa, Davide ha reso Vasco Rossi nonno per la prima volta, quando, nel 2014, è nato suo figlio Romeo. Il giovane ha rievocato il momento in cui svelò al padre che avrebbe presto avuto un figlio. Quando gli ho detto che sarei diventato papà, mi ha risposto, ora dovrei prenderti le tue responsabilità, vedrai cosa vuol dire fare il padre. Questa cosa all'inizio mi ha spiazzato, ma ora che Romeo è nella mia vita sono una persona nuova. Lui è l'amore della mia vita. Vasco ha inoltre un'altra nipotina, nata dal secondo figlio Lorenzo, anche lui cresciuto lontano da Vasco e riconosciuto dopo molti anni. Oltre a Davide e Lorenzo, Rossi ha un terzo figlio di nome Luca, avuto dalla moglie Laura Schmidt. Chi è Davide Rossi? Davide è un attore, apparso in film come Il posto dell'anima, Caterina va in città di Paolo Virzì, Scusa ma ti chiamo amore e Alba Chiara. Quest'ultimo, non a caso, ispirato alla celebre canzone del padre. Sul piccolo schermo ha lavorato nelle serie TV Lo Zio d'America 2 e Provaci Ancora Prof 2. Ha inoltre ereditato dal genitore la passione per la musica, è di lunga e autore musicale, e ha scritto diverse canzoni di Valerio Scanu.